Le prospettive economiche internazionali rimangono caratterizzate da rischi al ribasso e l'emergenza coronavirus ha accresciuto le probabilità di un forte rallentamento. L'economia italiana si affaccia a questa forte fase di instabilità, con un PIL in calo dello 0,3% nel quarto trimestre 2019, lo spiega l'Istat nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. I dati di gennaio riferiti al mercato del lavoro confermano i segnali di contrazione dei livelli di occupazione rilevati a dicembre con una diminuzione degli occupati e un aumento dei disoccupati e degli inattivi, sottolinea l'Istituto di Statistica. Nel quarto trimestre le stime preliminari sui posti vacanti si mantengono sui livelli dei tre mesi precedenti. Una riduzione del valore aggiunto dell'Italia di quasi 19 miliardi su base annua, pari a meno 1,2% rispetto al 2019. E questa è la stima degli effetti sull'economia dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus in uno scenario nel quale la situazione attuale dovesse protarsi fino alla fine del mese di aprile. L'analisi effettuata da Union Camere, in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, segnala che l'impatto sarà più consistente nelle tre regioni maggiormente colpite dall'emergenza, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, nelle quali le possibili riduzioni della ricchezza prodotta sarebbero pari o di poco superiore al 2%. Le vendite al dettaglio a gennaio 2020 sono rimaste stabili su base mensile, mentre sono aumentate dell'1,4% in valore rispetto allo stesso mese del 2019. Lo rivela l'Istat. Nel trimestre novembre 2019-gennaio 2020, le vendite al dettaglio registrano un aumento dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume rispetto al trimestre precedente. Confcommercio commenta i dati esprimendo preoccupazione per l'epidemia coronavirus. Secondo l'associazione di categoria, una prolungata emergenza potrebbe avere conseguenze permanenti sui livelli del servizio commerciale in molte aree del Paese. Nel 2019 i ricavi in aumento dell'1,6% a quota 11 miliardi di euro per Poste Italiane. L'utile netto si è stato a 1,34 miliardi. Gli obiettivi del 2020 sono stati aggiornati anche in base all'emergenza Covid-19: per i ricavi si punta a 11,1 miliardi di euro per l'utile netto a 1,3 miliardi. Per l'amministratore delegato Matteo Delfante, grazie alla trasformazione industriale portata avanti negli ultimi anni, Posta Italiana è un'azienda solida e grazie a un modello di business diversificato e ben posizionata per affrontare scenari di stress, come la situazione generata dalla diffusione del Covid-19.